Siamo a poche ore dalla notte di San Silvestro e l'amministrazione ancora non ha affrontato un tema ricorrente che tutti gli anni occorre invece affrontare, occorre affrontare per tempo, che è quello della gestione dei botti, dei petardi che vengono utilizzati nella notte di Capodanno e anche nei giorni appena prima e appena dopo. E il fatto che l'amministrazione non stia affrontando questo tema crea un problema. E questo tema è importante per due motivi principali. Il primo riguarda gli animali a affezione come i cani e i gatti che sono terrorizzati dalle esplosioni e spesso si vengono a verificare anche delle vere e proprie situazioni spiacevoli che li riguardano. Motivo per cui sarebbe opportuno intervenire anche con un'ordinanza. E il secondo motivo è proprio un motivo di natura di sicurezza, perché anche l'anno scorso si sono venute a verificare delle situazioni anche pericolose, dovute al fatto che la mancanza di un'ordinanza fa sì che le persone si organizzino co come credono. Invece è importante un'ordinanza che coinvolga non solo la Piazza del Popolo, ma per esempio anche le altre aree sensibili, come possono essere per esempio le piazze dei borghi, piuttosto che per esempio Piazza Europa in Baia Flaminia, cioè quei luoghi dove ci sono tante abitazioni e tante persone dove a sparare botti potrebbe creare problemi alle persone e anche agli animali. Ci sono delle aree invece dove queste situazioni non creerebbero danni o creerebbero danni minori che in posti così sensibili. Ecco, un'ordinanza sarebbe utile proprio in questo senso. Le persone rispettano le regole nella maggior parte dei casi. Un'ordinanza sarebbe utile perché la maggior parte delle persone sarebbero coinvolte e rispetterebbero le regole. Si potrebbe festeggiare un Capodanno con molti meno problemi e molte meno angosce da parte di tutti. E chiediamo che l'amministrazione intervenga il più presto perché le regole devono essere dette, spiegate a tutti quanti per tempo, altrimenti sono inefficaci.